con l'ampio progetto della prima settimana della musica che si svolgerà da martedì 4 a domenica 8 ottobre, Tortona ricorda il suo illustre cittadino, il musicista Lorenzo Perosi, in occasione del 60° della sua morte. La manifestazione internazionale, promossa da Diocesi e Comune di Tortona, Fondazione CR Tortona, Pro Giulia d'Artone e Orionini e sostenuta dal Consiglio regionale del Piemonte con il patrocinio del MIBACT, è stata presentata a Palazzo Lascaris. Tortona, città della musica, per ricordare il musicista tortonese Lorenzo Perosi. Quali sono gli obiettivi di questa grande manifestazione? Certamente ritrovarci attorno a una figura così importante del panorama della musica sacra e non solo. Per Tortona certamente è un'occasione molto significativa che non potevamo lasciar passare. Ritrovarci poi insieme, sono diverse le realtà che si sono occupate in questi anni di mantenere viva la memoria di Perosi, poter organizzare insieme un evento importante, significativo come quello di queste celebrazioni, ci sembrava davvero un'occasione da non perdere. Anche l'orchestra del Teatro Regio di Torino renderà omaggio a Lorenzo Perosi. Qual è la novità e la peculiarità di questo grande musicista? Perosi è stato un grandissimo compositore a fine 800, inizio 900. Noi siamo molto entusiasti che la città di Tortona, dove è nato il compositore Perosi, abbia lanciato questa iniziativa per i 60 anni della morte. Particolare del nostro concerto è che si concentrerà non sulla musica religiosa, che è quella più famosa e più conosciuta, bensì sulla musica strumentale.